Ragazzi, bentornati. Finalmente siamo di nuovo qua con 3 minuti con e per l'occasione sono in un posto spettacolare. Il birrificio Molares, qui vicino a Cremolino, è in compagnia di una pastry chef incredibile che viene direttamente da Silvano d'Orba, Sara Maranzani. Ciao Sara. Come stai? Benissimo. Tutto bene? Sei un po' tesa? Super emozionata. Super emozionata. Prima intervista serissima, professionale. Super professionale. In un posto incredibile. Però hai anche la birra, guarda, quindi sì. Ti puoi sciogliere con quella. Allora, 3 minuti con sono delle interviste, chiacchierate, amichevoli. Parto sempre chiedendo qual è la tua passione e da dove nasce. Non so se vuoi spiegare cos'è il pastry chef, perché questo nome inglese magari può confondere i nostri amici che ci ascoltano. Sì, allora, sono pasticcera. Ok, pasticcera. E sono riuscita a fare una passione, un lavoro. Okay. Sono molto fortunata e non mi vedrei fare nessun'altra cosa che questo. Da piccola sempre con la nonna, con la mamma, a cucinare, però non mi è mai interessata la cucina e andando alle scuole aperte, finita le superiori, le medie, sono andata in questa scuola bellissima. Cos'è una scuola aperta? Le scuole aperte quando dalle medie puoi scegliere l'open day. Ormai sono solo inglese, non conosco l'italiano, devi scusarmi. E con la dislessia avevo voglia di allontanarmi da casa, da tutta questa realtà, avevo voglia di una nuova vita, aria nuova, e sono entrata in questa scuola. Ero già andata a Milano e Torino, volevo fare la pasticcera, mi piacevano fare i dolci, però non avevo molto capito cosa significasse. C'era una piccola curiosità. Okay. Invece entrando in quella scuola è stata il giorno più bello della mia vita, che me lo ricorderò per sempre. C'era il pan di Spagna che stava uscendo dal forno, super alto, un odore buonissimo, un altro ragazzo che stava lavorando il cioccolato, e quel giorno mi sono innamorata di questo lavoro. Lì ho capito che avrei fatto questo. Ok, però per arrivare a quel passaggio, che cosa hai dovuto affrontare? Cioè, mi dicevi che avevi avuto problemi, se si può parlare di dislessia, mi dicevi? Sì, a scuola ho cambiato scuola elementari, ho avuto un'infanzia un po' così, un po' molto scalmanata. Okay. Ho cambiato scuola, sono stata ovada, e sono stati anni bellissimi. Okay. Molto difficili, che mi hanno portato a dire ok, io sono felice di quello che ho e di chi sono, però ho bisogno di... E quindi cioè, tu credi che questa cosa abbia influito poi sul tuo di viaggiare, il tuo aspetto imprenditoriale? Comunque la voglia di fare, di sperimentare. No, assolutamente, perché avevo voglia di realizzarmi finalmente per me stessa, e questo era l'unico lavoro che pensavo di poter riuscire a fare. Okay. Molto bene. E durante questa scuola hai imparato a livello tecnico tantissime cose. Cioè si impara, le basi. Le basi. Le basi, molto molto le basi, però questa scuola mi ha, adesso per carità le scuole sono molto più attrezzate, fanno molti più concorsi. Quindi cioè, dici che nel giro di 5-6 anni cambia. Siamo un po' vecchi, cambia molto, cioè è cambiato così tanto. No, ma adesso con tutti questi programmi di cucina anche le scuole sono state a pari passo, e quindi ora i ragazzi sono molto più stimolati. Noi non sapevamo cos'erano le stelle Michelin, certo. Facevamo qualche stage in giro, però era tutto molto più... Okay. Cioè tutto nasceva da te stessa, non vedendo la televisione, diciamo, non era qualcosa che ti veniva offerto dalla televisione. No. Okay. E quindi a scuola abbiamo imparato molte le basi, però ci permetteva di fare qualche concorso l'ho vinto. Ah, ok, già. Alla Ferrero, che comunque era da sponsor per la scuola. Ed è stato molto... Quindi le prime soddisfazioni sono arrivate dalla scuola. Sì, io sembravo una che ha avuto tanta voglia di fare, ero più brava nel pratico che nello studio. Okay. Comunque la mia dislessia mi buttava molto sotto a questa cosa, quindi riuscivo a esprimermi nel pratico. Magari da piccolina facevo tanto guarda attack. Sì, muciaccia. Fatto? Bene. Bellissimo. Io facevo tutte quelle cose, mi avevano comprato un tavolino blu con le gambe gialle, con la mia sedia, mi mettevo lì, inventavo cose, cercavo di seguirlo, e da lì poi... Ecco, ma da lì, cioè, fai una scuola, tanti ragazzi io credo che facciano questo tipo di scuole, però da lì a spostarsi, andare a Londra, poi Shanghai... Allora, è stata una cosa tutto graduale. Perché? Allora...
sempre, allora, la dislessia è stata un punto fondamentale della mia vita, perché ho sempre cercato di superare me stessa. Ok. E quindi a scuola in inglese non ero molto brava, rendevo 4 a manetta, e però mia mamma, il sogno di mia mamma è vedermi parlare inglese. Allora, dopo che ho terminato gli studi, che comunque ero convinta, cioè ero rimasta molto contenta di come era andata, sono uscita con 90 da scuola, e quel 10 mancava proprio per l'inglese, mia mamma si è mangiata le dita, però ero molto soddisfatta del lavoro, di quello che stavo percorrendo, però vedevo mia mamma, volevo dare questa soddisfazione a mia mamma, di dire guarda, anche questo siamo a fare. Una cosa spuntata, un'altra cosa spuntata. E quindi ho iniziato a lavorare in Italia, che avevo già fatto lo stage precedentemente, e volevo partire per l'Australia. Ho sempre guardato molto in grande, cioè piuttosto puntavo a 10, così almeno a 7 ci arrivavo. Arrivavi, sempre puntare. Quindi volevo partire per l'Australia, però mi avevano offerto questo lavoro dove avevo già lavorato nell'estate precedente. Dove? A Livigno. A Livigno, ah, ho fatto 2 stagioni a Livigno. Ho fatto estate e inverno, è un posto meraviglioso, è tipo il paese dei balocchi. Eh sì, è lì per lo sci, per le bici. Ma poi anche l'estate, io preferisco l'estate, sincera. Però è veramente una città. E Downhill l'hai provato? Cioè, cavolo, downhill è lo sport più bello che esista, ragazzi. Io continuo a promuovere downhill, però no, niente. No, no, ho troppo paura che mi si rompano tutto. Le ossa. Ok. No. Meglio fare dolce. Meglio fare dolce. E da lì scusa, mi ho interrotto. E quindi? Volevo partire per l'Australia. Vedevo questo mondo così su internet, così diverso, così pieno di natura, di cose nuove da scoprire. E io sono innamorata della frutta, vorrei assaggiare la frutta di tutto il mondo. E, sei curiosa? Sì. E questa cosa poi mi è servita poi dopo. E quindi niente, ho scritto così per caso su internet, vedendo un articolo di una signora che cercava per una ragazza alla pari, l'au pair. Sì. E così, scrivendo per caso, mi ha risposto, avevo scritto un po' la mia storia, ero appena uscita dal, sì, era tipo quasi un annetto che ero uscita dalla scuola, e niente, mi ha risposto, avevo scritto la mia storia così per dire, non so, mi piacerebbe venire a Londra, affrontare questa nuova esperienza. E da lì, 2 mesi dopo, vedo una telefonata, rispondo, era lei, e mi fa: guarda, io avrei bisogno di un au pair perché la mia ragazza se n'è andata, ho conosciuto i tuoi genitori, perché non provi? Perché no? Io facevo le stagioni a Livigno, okay, quindi era tra l'estate, era quindi settembre. Potevi farlo? Potevo farlo, potevo prendermi 2 mesi e sono partita per Londra. Vabbè. Tanto ho detto, ho messo un po' da parte, di soldi li avevo messi. Potevo pagarmi una scuola, perché ogni tanto mia mamma mi faceva fare qualche ripetizione, ma se non ce l'ho io in testa di fare qualcosa... Non la fai, no. Non c'è niente da fare. No. A 19 anni, per me, adesso ormai sembra una normalità, ma prendere la metropolitana... No, cavolo. Non sapendo l'inglese, e lei mi ha spronato a fare queste cose da sola. Vai, lanciati. Vai, lanciati, che poi... Cioè, poteva capitare di ogni, nel senso che prendevo lo stop giusto, certo, poi con tutti i nomi inglesi, era molto difficile, sapevo solo good morning, hello, e basta, fine. Basta, finita lì. Molto maccheronico. E poi dopo 2 mesi a scuola incominciavo a capirci qualcosa, avevo le piccole soddisfazioni, poi lei appunto, andavamo a corsa, mangiavamo super healthy, è stata un'esperienza meravigliosa. Lei è italiana, romana, a Londra da 20 anni, marito spagnolo, mi aiutava con i compiti. Organizzavamo cene e io appunto cercavo di tirar fuori. Una volta gli ho fatto una torta, una crostata, e non sapevo come funzionasse il suo forno, eccetera. Ho fatto una torta che faceva schifo. Quindi è stato il primo approccio. La prima figuraccia che ho fatto con lei, ho detto: fammi una crostata di frutta, toppata subito così all'inizio il forno, ma ha cotto troppo la sfrolla. No. E niente, da lì poi dopo 2 mesi era finita la mia esperienza. Un giorno pulivo casa, continuavo a pensare, ma se questa fosse la strada giusta invece che tornare indietro? Mi ero già presa una vacanza, ho fatto una crociera ai Caraibi. Ok. Bellissima. E lì ho pensato tanto, volevo proprio uscire dal mondo, mi sentivo molto più libera, più... Sì, eri lanciata verso il tuo futuro, capivi di cominciare. Ero dubbiosa, ma mi stava trascinando da solo il mio destino. Hai sentito che quella era la tua vocazione, la tua strada. Sì. E quindi da lì poi, parlandone con lei, perché poi mi sono un po' sfogata prima di parlare con i miei genitori, perché comunque lei avrebbe capito. Certo. E mi fa: ma tranquillamente, ma perché non rimani? A fare cosa? Mi fa: rimani il tempo necessario
che ti serve per capire cosa devi fare. Se hai paura di comunque tornare in Italia e far magari fare troppi passi indietro, rimani qua e prova a farne qualcuno in avanti. Mamma mia, da lì mi si è aperto l'universo. È così, ma... È iniziato tutto. Ok, Gordon Ramsay? Da dove è uscito lì? Ho iniziato subito a lavorare per un ristorantino italiano, okay. Proprio poco. Sì. Però a Londra quello che ti salva sono le connessioni. Quindi magari vai a mangiare in un ristorante, conosci lo chef, okay. Chiedi di vedere la cucina, parli, ma cosa fai? Inizi okay, entra a prendenza come... Sì, sempre. Poi mi piaceva andare a mangiare in giro, infatti a fine del mese sempre la sentavo. Pulita. Sì. Però era troppo... cose nuove, vita nuova, che avevo voglia di vivermela tutta, okay. Di non star lì a pensare troppo. E, i miei mi aiutavano ogni tanto, ma io proprio non volevo chiedere nessun aiuto, avevo bisogno di essere me stessa e fare quello che dovevo fare, mi sentivo certo. Di fare senza chiedere troppi aiuti. E da lì, in questo ristorante, facendo un po' di connessioni, un giorno mi chiama questo chef australiano, che avevamo lavorato insieme ad un evento, e mi chiama e mi fa, il mio inglese era ancora un po' cioccante, però capii che mi stava chiedendo di andare a lavorare per lui e poco tempo prima lui aveva iniziato a lavorare per Gordon Ramsay. Ah, cavolo. Quindi tachicardia. Tachicardia, ero un po' hai impan. Collegato subito questa cosa, cioè sì. Hai capito che si sì. Riferiva a quello. No, mi fidavo molto di lui, era una persona molto brava nel suo lavoro, avevo mangiato nel ristorante dove lavorava. Quel giorno lì sono stata in ansia tutto il giorno, ho detto adesso mi fa, vabbè dai, prossima settimana vieni a fare una prova di lavoro. E cosa consiste una prova di lavoro? Cioè cosa hai fatto poi quel giorno? Allora, le prove di lavoro molto spesso, in Italia non mi è mai capitato, però all'estero sempre. Alla fine sei sia tu che il tuo datore di lavoro che comunque vedi se tu stai bene in quel posto, in quella okay. Cucina, vedi l'ambiente, i piatti, però passi un'intera giornata con loro. Però con lui e basta o con tutto lo staff? No, intera giornata di lavoro normale. Ok. Che le vespe. due okay. Servizi, pranzo e cena. E lì è andata bene, cioè questa prova che hai fatto. Era fantastico, sì. Sono entrata in queste porte, ho scritto Gordon Ramsay, oh mio Dio. Era un sogno. Sì, Gordon Ramsay 14 ristoranti, io ero andata nel terzo più importante, okay. Avevano la stella Michelin precedentemente, ma poi l'avevano tolta per fare più coperti, per quando hai le stelle comunque di mantenere degli standard, okay. Dei prezzi, e loro invece volevano avere più libertà. Più clientela, okay. Più libertà e... Però comunque rimaneva un ristorante famoso, okay. Sempre di un certo livello. È un ristorante del Marriott, okay. Un altro albergo molto famoso a Londra. E feci questa prova, mi ha anche detto proprio papale, quando vuoi iniziare siamo qua. Ok, wow, incredibile. Io ho detto subito. E se mi devi racchiudere tutta la tua esperienza a Londra in un concetto, no. In una parola, come la descriveresti? No, mi mette in difficoltà, sono state troppe emozioni. Troppe. Dallo stress, il nervoso a dire ma chi cavolo me l'ha fatto fare, è stata la città che mi ha salvato la vita, okay. Che mi ha aperto le porte. Cioè tu lì hai capito che quello era il tuo lavoro, cioè io sei l'avevo già intuito, con un po' di... Però lì ho capito quale tipo di ristorazione volevo okay. Fare. Ok. Quindi non una ristorazione magari da ristorante normale, okay. Agriturismo, okay. Con tutto il rispetto. Sì. Ma i ristoranti comunque stellati, con un certo tipo di servizi, certo. Di accortezze, quello era quello che volevo fare. Ok, entriamo un po' nello specifico, ecco appunto il dettaglio, no? Io sono un po' un cinghiale, chi mi conosce lo sa, non è mangia di tutto, non guardo il piatto, mangio. Sì. Però quando mi viene servito... Da sfatare, ecco, voglio ti fermo, da sfatare. Gli stellati non sono piatto grande, sì, portata sì, piccola, sì. Alla fine hai... 13 portate, esci che si sazia. No, ma quello non metto di dico, però quando vai in certi ristoranti e vedi degli impiattamenti, si dice? Sì. Molto accurati, dettaglio, in effetti anche per un ignorante come me fa differenza. Tu cosa prediligi? Cioè nel senso che ovviamente il gusto avrà, presumo, la percentuale maggiore del tutto, però anche il dettaglio, l'estetica, quanto conta in un dolce? Tanto. Allora, io sono una persona che... se deve mangiare una panna cotta, cioè benissimo, ben vengo, okay. Un buon tiramisù, non è che devo mangiare per forza stellato, certo. Sempre, assolutamente, però sì, quando poi vado negli stellati
guardo il piatto se è sporco di ditate, guardo la marca sotto, il design. Certo. Poi io comunque guardando un dolce, facendo questo lavoro... Non puoi, diventa uno stress mangiarlo. Sì. Ah, fai mangiare a me, ne mangio io, te li dico, se sono buoni te lo vengo a dire. Vedi se il cioccolato è temperato bene, la crema se ha la giusta consistenza, sicuramente avranno messo la gelatina, poco gelatina. Non mangerò mai più un tiramisù senza così a veloce, ma lo guarderò attentamente, basta, non mangerò le più dolci come prima. Le bollicine che stanno dentro il tiramisù di aria. No. Questa è poi follia, pazzia, secondo me. Sì, sì, sì. Rasenti la follia, no, ci sta, immagino. Sì, sì, tutti gli chef. E poi invece da lì, che cosa hai fatto? Sei andato anche a Shanghai, giusto? Sì, allora, diciamo che è stato poi tutto un crescere. Ho iniziato con Gordon Ramsay, sì. Ho iniziato proprio nel ristorantino italiano che mi ha dato la possibilità, okay, di ambientarmi, avere il primo stipendio, perché comunque, certo, la scuola a Londra costava tanto, l'inglese. Sì, sì. E Gordon Ramsay ho fatto un anno, okay, dove è stato più, ecco, gli chef sono come in televisione, come Gordon Ramsay in televisione, com'è? Lì sono così, sono pazzi, fuori. Lì è una macchina. Ti devo raccontare però una sì, scena. Sì, sì, vai. Comunque Gordon Ramsay è famoso per queste sue sfuriate, okay, con lo staff. Sì. Sempre questo chef australiano che mi aveva assunto, comunque era molto severo con me. Loro cercano di metterti così tanto sotto pressione, anche in una giornata normale, così quando hai un servizio di 200 e sei magari in 3, ce la fai benissimo, riesci a mantenere lo stress. Questo è il loro meccanismo. Ti abituano a lavorare, sì, a quei ritmi. E quello mi è servito tantissimo, perché è stata una delle mie prime esperienze in un ristorante, certo, comunque così, famoso, perché io guardavo Hell's Kitchen con mia mamma davanti alla televisione anni prima. Sì, quindi sì, sì, sì. Poi ho conosciuto anche Gordon Ramsay, persona meravigliosa, deliziosa, okay, però questo chef australiano che stava a capo della cucina, io ero a capo della pasticceria, mi aveva dato molte responsabilità, si fidava molto di me, e avevo preparato questo dessert. Era tipo un semifreddo, quindi si scioglieva molto velocemente, ma quel giorno c'era davvero tante persone, tanto stress, ero da sola, uno era a casa malato, perché comunque fai tante ore di lavoro, credo, noi lavoravamo 18 ore al giorno, 5 giorni, 6 giorni alla settimana, era veramente stressante come posto, come vita. Ho paura della chiusura, te lo dico, non so dove andare a parlare, ma ho paura. Allora io avevo preparato questo dolce, avevo messo sul pasto, avevo chiamato servizio, si suona normalmente la campanellina, okay, il cameriere dovrebbe arrivare subito, prendere il piatto e portarlo fuori. Io avevo poggiato, avevo chiamato il service, poi mi ero girata, avevo la crema che stava andando su fuoco, non avevo troppe cose per la testa, l'ho lasciato lì tipo 3 minuti, no? Lui arriva, mi stava guardando da lontano, sicuro, perché sennò non te ne accorgi così tanto, no? E arriva, fa, e questo? Ma con un arrabbiato! E faccio, questo adesso arriva l'ho appena fatto, inconsciamente gli ho detto che era appena fatto, e stava arrivando il cameriere, fa, no. Era già 3 minuti che qua, secondo te puoi servire questa merda? Ha preso il pugno, pam, 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 no. Spiaccicato. La tua faccia? No, io l'ho scioccata. Ma potevi vederlo a me, mi chiamavi, venivo un attimo. Sì, ma il problema è stato che ha preso il piatto, ha tipo 4 metri, sta lanciando dentro al bidone della spazzatura, l'ha centrato. Michael Jordan dei chef. Dei piatti, no? Sì. Hai dovuto rifarlo. Scusa, chef. Scusa chef, testa bassa. E... Sì, no, non si può rispondere a queste cose. No, certo. Quelli che così l'hai rifatto perché... L'ho rifatto ed ero lì col piatto in mano a aspettare il cameriere. Suonavi la campanella dell'intervallo. Perché poi non è che ci vuole proprio, non è che lo prendi dal frigo, lo metti lì, cioè certo, c'è il suo tempo da... Quindi questa persona ha aspettato tipo mezz'ora. Tre minuti. Che rifarlo, non rifarlo, la sgridata, mi fa non ti osare mai più. Mai più, mai più successo. Ma no. Vedi. Mai più successo. Dopo quel giorno lasciavo stare tutto, facevo il servizio e quello che succedeva succedeva. Incredibile. Per favore, venite, non ce la faccio più. E invece, gli dicevamo, quindi, dopo l'esperienza di un anno da Gordon Ramsay, volevo puntare più in alto. Ok, e quindi più quindi in alto cosa c'era? E sono andata in un 2 stelle Michelin. Ok, sempre a Londra però. Questo. Sempre okay, a Londra, molto vicino. Volevo andare al Ritz, però non avevano posto, avevo fatto la prova, okay, mi hanno detto che potevano assumermi, ma non avevano proprio posto. Ok. E quindi ho mandato un po' di curriculum, sempre in stellati, volevo vedere come poteva, certo, essere la vita negli stellati, e ho trovato posto in questo ristorante francese che si chiama il The Green House. Ok. Bellissimo. Però la scena più che mi faceva più ridere è stata che quando sono arrivata là, cioè se io da Gordon Ramsay dovevo fare 10 cose contemporaneamente, sono arrivata là che c'era il ragazzo che aspettava che la panna bollisse.
Quindi dei piatti che volavano non ce n'erano. No, avevi tutto, tutto il tempo necessario per fare delle cose perfette. E questo, è dettaglio. Una cosa positiva o negativa? Nel senso, io mi rendo conto che magari nel mio ambito, no, di serate, discoteca, eccetera, il non correre a volte non è che non è positivo. Però sei troppo seduto, mi sembra di non fare abbastanza, sì. È così anche per... No. Lì meglio, cioè ti puoi concentrare al 100%. Tutti i piatti devono essere esattamente uguali, con proprio la fogliolina messa dentro. Cioè ti lasciano lavorare solamente sul tuo... Eravamo in 5 e facevamo tipo massimo 5 pasticceri, okay. E facevamo 30 coperti, da Gordon Ramsay eravamo in 3 e ne facevamo 150. Porca miseria. Però credo che uno chef abbia bisogno di queste sfumature. Certo. Di provare tutto e capire qual è la propria strada. Magari io non l'ho ancora capita, però le mie sfumature sto cercando di farmele. Ok. E poi appunto io continuo a dire, a Shanghai sei arrivata partendo da lì, cioè arrivando da quest'ultima esperienza in questo ristorante francese. Lì è stato il momento surreale della mia vita, perché ogni tanto c'è, come ti dicevo, la botta di culo. Okay, e lì è stata fortuna, sì, una botta di fortuna. Questo chef australiano si era trasferito in Thailandia, gli ho chiesto per favore di portarmi in Thailandia con lui, poi cose sono un po' perse, non riuscivo a fare il visto. Nel frattempo, sempre in questo ristorante 2 stelle Michelin, è arrivata questa ragazza X, 30 anni, con gli occhi a mandorla, e iniziavo, poi sono sempre stata l'unica donna, sempre l'unica sola donna in tutte le cucine di uomini, quindi quando è arrivata questa ragazza, lei è venuta, è spuntata così dal nulla e ha iniziato a lavorare con noi, e quindi mi sono un po' sfogata dopo un po', fai un po' di comunella tra donne negli spogliatoi, d'altronde se non sopravvivi. E quindi ho cominciato a dire, guarda, volevo andare in Thailandia, però non ci riesco, non so qual è il mio passo successivo, perché tutti gli obiettivi che mi ero imposta da piccola erano finiti. Certo, come per la scuola, finisci la scuola, le medie, il liceo, poi dopo. E lì erano finiti i miei obiettivi che mi ero imposta dopo che avevo finito la scuola. Lei un giorno dopo un mese e mezzo, comunque eravamo mai diventate un po' amiche, mi dice, guarda, non l'ho mai detto a nessuno, comunque io sto lavorando a gratis come hobby, perché sono ricca, ho delle società in Svizzera, io ma non so che parla. Ah sì, tranquillo. Però non lo dico mai, perché sennò mi si appiccino con tutti come cozze, e mi fa, la ruota deve girare. Se la tua ruota non è ancora girata, questo è il momento giusto. E lei quel giorno mi ha offerto un volo pagato da lei, una scuola di 6 mesi per studiare cinese e appunto a trasferirmi in Cina, perché lei aveva desiderio di aprire una gelateria. Pazzesco. E io comunque, dato che gli uomini, i ragazzi in cucina non ti trattano poi così bene, nel senso, comunque vogliono molte parolacce, però siamo troppo stressati, poi non dico, ci sono anche le donne che fanno uguale, siamo tutti nella stessa barca, però cioè, è molto stressante, quindi lei non essendo abituata, poi arrivando, capendo dopo, da un'altra realtà, era sempre molto triste, quindi parlavamo, però quel giorno mi fa, ho capito che sei una bella persona, che ha bisogno comunque di uno stimolo, hai sempre avuto bastoni fra le ruote, la ruota per te questa volta è girata. Wow, e così ho preso il volo? E sono tornata, mi sono licenziata, sono tornata in Italia e ho fatto il visto per la Cina. Però, cioè tutto così alla svelta? Sì, e tu hai detto questo? Allora, quando gli avevo detto di Londra, ma mi fanno, vabbè dai, bella idea, puoi rimanere, perché no? Quando gli ho parlato della Cina, silenzio. Ma mangiano i cani, te l'hanno detto? Sì. Ma lo smog, non devi mettere la mascherina. No. Allora, una cosa molto importante che ho capito è che comunque quello che a noi ci arriva qua non è lo stesso. Vabbè, certo. Non ho mai usato la mascherina in Cina, per il troppo... Certo, c'è lo smog, è una città, ma comunque a Milano, milioni di abitanti, però... non è assolutamente niente di pericoloso, e dove muori dopo un'ora che scendi dall'aereo per lo smog. Sì, sbagliatissimi la maggior parte. Niente, loro, tutta la vita che loro mi dicono, quando dico che ho un'idea, che vorrei fare qualcosa, loro mi dicono,
Prima si siedono, perché hanno paura, sì, che... No, sono già seduti, già, ah, già, okay, quando sedetevi. E poi loro mi dicono, se ne sei convinto tu, vai. Wow, sono sempre fidati molto, poi comunque io ho sempre dato modo di fidarsi, sì, okay. Mi ho un bel rapporto, i miei genitori stanno insieme da 30 anni, l'unica figlia, quindi certo, vogliono veramente, sì, sì, che riesco a fare quello che magari non hanno fatto loro, perché loro, certo, hanno avuto, certo, una vita normalissima, diversa, diversa, ci sta, ci sta. Sono partita poi, bene, quel giorno ho pianto. Non era la prima volta che ero uscita, sì, sì, fuori dal tuo, fuori dal, dal tuo dalla guscio, mia bolla, dal mio guscio familiare, però andavo davvero tanto lontano, mi aspettavano 14 ore di volo. Sì. È arrivata là, cosa hai fatto? Hai fatto una scuola, la scuola di cinese, perché, sì, dicevi che ti aveva pagato, dato 6 mesi di scuola. Sì, sì, sì. Hai, sì, imparato il cinese? Pochissimo, però la cosa difficile è stata che io imparavo il cinese in inglese. Ah, quindi, mamma mia. Non mi facevano le lezioni. Che combo! Cioè, da che mia mamma sperava anni, sì, prima, sì, sì, l'inglese, l'inglese o la cinese. Ora stavo cercando di imparare l'inglese. È assurdo. No, fai, pazzesco, un po' un saluto in camera. Quale camera? Qua abbiamo il nostro regista. Posso, che abbiamo mille... posso cioè, fare una presentazione? Sì, dai. Okay. Guarda là, in quella là, Fra. Perfetto. Ni hao, wo shi Sara, wo shi italian, wo shi shi sui. Quindi sushi, sashimi, ragazzi, quello sempre comunque. No, sono italiano, 25 anni, okay, sono Sara Manu. Ma è, quindi, diciamo, secondo te è il futuro il cinese, la lingua del cinese? Sì, sì, ma anche la tecnologia che comunque, certo, ti circonda. Sì, prima mi dicevi fuori onda che appunto hanno queste applicazioni tipo WhatsApp, con le quali, sì, pagano. Google bandito, infatti per avere Google dovevo pagare delle piattaforme che mi spostavano. Sono avanti, c'è poco da fare. No, hanno applicazioni soltanto cinesi, infatti ho fatto scaricare i miei, tutte le applicazioni cinesi apposta, e loro hanno tutto, Amazon, qualsiasi cosa, ma applicazioni, in applicazioni incredibile, cinesi, incredibile. E però è bello perché puoi pagare all'istante, certo, loro scannerizzano il tuo QR code dal telefono, cioè certo, se in Cina ti si scarica la batteria del telefono sei finito, perso, certo. Perso. Puoi prendere un rene o la varicata? No, beh, c'erano caricobatterie ah, okay, okay, esterni, sì, sì, ovunque, di quelli portatili, sì, ok. E invece l'esperienza proprio lavorativa nel ristorante com'è stata? Cioè c'è molta differenza tra Shanghai, Londra? Ecco, allora, praticamente questa donna mi aveva portato in Cina per aprire una gelateria. Ok. Scusa. Ma figura, questa è in piena campagna. Per aprire una gelateria in Cina. Ok. E questa gelateria non si è mai aperta. Cioè lei mi aveva detto ti porto in Cina, okay, ambientati, se ti piace la Cina, perché comunque non, certo, è che sei a 2 ore da casa, se ti piace la Cina vivitela e poi possiamo iniziare a lavorare insieme. Questa gelateria non l'ha mai aperta. E quindi cosa hai fatto? E quindi le scorte di soldi cominciavano a finire e ho cercato lavoro. Però lei appunto mi aveva un attimino aiutato, mi aveva dato un contatto di un, okay, di un ristorante, amici di amici di amici, però a Pechino, quindi ero a Shanghai. Certo. Quindi ho preso un treno, altissima velocità, andavamo tipo 514 km orari da Shanghai a Pechino. Io ero nel mondo delle favole, non ho mai visto delle cose del genere. In 6 ore avevo fatto Shanghai-Pechino. Porca miseria. E ho iniziato, sono stata 6 mesi lì, dove poi... a Shanghai alla fine ci sono rimasta soltanto un mesetto, okay, poi ho iniziato a lavorare mentre studiavo e facevo lo studio con Skype, okay, e ho iniziato a lavorare in questo ristorante, ho cambiato tutti i menu, l'afternoon tea, le colazioni, incredibile, e ho portato un po' di italiano nel nuovo ristorante, e lavoravo part time, ma poi da lì la Cina mi ha cambiato la vita, è stata... la botta di fortuna è l'esperienza più bella della mia vita, cioè è stato fantastico, 1 anno e mezzo sono stata... Ti ha cambiato mentalità un po'? Totalmente, perché poi era un... cioè io credo molto nel karma, quindi se fai qualcosa di buono, quello che semini raccogli. Ed è stato ogni giorno così, perché tipo alla fine mi ero trasferita a Pechino, dopo 2 o 3 mesi avevo capito che la gelateria non avrebbe mai funzionato e quindi mi sono focalizzata sul mio lavoro al, okay, ristorante. Da lì ho incontrato una serie di persone che mi hanno fatto fare un'evoluzione proprio incredibile. Totale, incredibile. E anche lì ho incontrato una ragazza che aveva il marito straricco. Anche lei lavorava gratis, non lo so, io incontravo soltanto di questi, solo gente che lavorava così, come hobby,
E quindi al ristorante iniziava ad andare un po' tutto male, cioè, sì, okay. E c'è stata proprio la caduta e io poi mi sono rialzata, nel senso che avevo, lei mi aveva detto che la gelateria non si apriva, il visto dopo 6 mesi sarebbe scaduto con la scuola, certo. Il lavoro, dopo che comunque 3-4 mesi avevo fatto tanto lavoro intensivo sui menu eccetera, stava per vacillare anche quello, e quindi poi la casa, certo, stava, certo, iniziando un po' tutto a sgretolarsi, ho detto mamma mia cosa ho fatto, ah, sbagliato. Ho sbagliato, questa volta l'ho cippata proprio. E invece sta donna, dopo che comunque il mio capo non mi ha licenziata, perché comunque eravamo in bei rapporti, ma mi ha detto un po' che era, ormai che il mio lavoro era stato fatto, grazie, certo, mille, arrivederci, e lei mi fa guarda, io ti pago lo stesso che ti paga il tuo capo, però vieni a casa mia e mi fai delle lezioni di pasticceria. Lei aveva smesso di lavorare perché tanto era lì così. Ripetizioni di pasticceria. Ripetizioni di pasticceria, sono andata nel suo appartamento, che non era un appartamento, era un attico in centro, wow, Pechino, con dei tramonti che una cucina che era più bella la cucina di casa sua che quella del ristorante. Incredibile. Aprivi due frighi, cioè enorme, un paese di balocchi all'interno in casa, un muro con tutta una cascata, i pesci. È enorme. E per un mese ho fatto le ripetizioni, un po' volevo imparare qualcosina di italiano. Ah, ok. Era dislessica, non è che potevo insegnarmi moltissimo. Sembra una barzelletta, sì, comunque. Sì, sì. No, e la mia vita è stata una barzelletta totale. Da lì poi ha preso il volo, perché poi ho cominciato a farmi un po' di amici con la mia collega. Tipo un giorno viene un ragazzo che lavorava con me, non aveva mai avuto un rapporto, ne parlavo, certo, i cinesi sono molto timidi, e a una certa, dopo un po' che parlavamo in inglese, mi parla in italiano, faccio scusa, what? Cosa? Ha iniziato a parlare in italiano benissimo, mi fa sì, perché non te lo volevo dire, però ho fatto l'università, ma potevi dirmelo, ma scusami, io mi fa, conosco Piazza Duomo ad Alba, vicino alla dove abitavo io per andare a scuola, e quindi siamo diventati molto amici. Poi gli italiani all'estero fanno, beh, molto, cioè, fanno gruppo. E poi grazie a lei ho incontrato un sacco di suoi amici che magari lei postava i nostri dolci, okay, e magari io e lei in casa che facevamo qualcosa, anche le sceme, perché sì, poi andavamo il pomeriggio, certo, col suo cane che si chiamava Guagua. Bruttissimo come noi, bruttissimo come bellissimo, e sto batuffolino, quindi andavamo a fare le passeggiate col cane, ci portavamo con i film, tipo picnic, con lo yogurt, molto, molto film, sì sì, o se no lei mi, wow, chiedeva, guarda, mi faceva vedere una foto, mi fa, domani voglio fare questo, allora andavamo a fare la spesa il giorno apposta prima, per... sì, io la, wow, facevo, non... sì 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 sì, la professoressa a casa, a domicilio. A domicilio, però, a domicilio, molto pasticcera più... a domicilio. Bellissimo. Potresti lucrarci sopra, secondo me. Ci devo lavorare fare. Su. No, però era bellissimo. Bello, cioè, bello. Mi sentivo completamente tutta un'altra realtà. Ok, ok. Che non, wow, non, sì, non sì, mi occupavo, sì, sì, in, sì, prima persona, ma che la stavo vivendo. Poi mi portava a cena fuori, pranzi, non pranzi. Mi ha fatto assaggiare tutta la tipologia, cioè, di cibo cinese. Certo, quindi c'è, cioè, da un momento brutto a un momento bellissimo, insomma. Sì, che poi è capitato, certo, in 448, cioè, okay, proprio in un tunnel, che infatti nel frattempo sono dovuta andare a Hong Kong, rifare altri visti. Ok, ok, insomma, cose burocratiche. Tutte burocratiche. Okay, okay. E lei mi ha, proprio era la luce in fondo al tunnel. Certo. E, wow, da lì questa luce ha preso il volo, perché poi lei aveva l'amico parrucchiere, che il suo parrucchiere che ha visto che noi facevamo i dolci, allora questa si stava allargando. Sì, vociferare. E quindi magari mi ero creata degli amici che andavamo in moto insieme. Bello. Mi portavano fuori Pechino con queste montagne, cioè, da Silvano d'Orba a Pechino. A Pechino, cioè, wow, montagne enormi, sì, sì, verdi. Andare proprio nella trattoria nascosta. Bello. Cibo cinese. All'inizio ero dimagrita tantissimo, non lo apprezzavo così tanto. Poi no, è buono. Bello. Buono, buono, okay, buono. E invece perché poi sei tornata? Allora, ora non sei a Shanghai, siamo a Molares, quindi qualcosa, non sei in ferie. Dove lavori? Perché sei tornata in Italia? Diciamo che grazie a lei avevo mandato qualche curriculum. Ok. Che però non riuscivo a trovare lavoro, alla, okay, fine non potevo, certo, fare, sì, quello, sì, di, sì, continuo. Sì. Allora uno chef, che sono rimasta in buoni rapporti, mi aveva detto di andare a lavorare a Shanghai da un suo amico, sì,
dove lì ho iniziato per un anno, perché okay. poi alla fine tutto questo tempo sembra tantissimo, saranno stati 7-8 mesi. Okay. Quindi ho lavorato a mi sono ritrasferita a Shanghai perché comunque è molto più europea, molte più possibilità, e lì ho lavorato un po' meno di un anno presso una compagnia di consulenze eventi, food okay. design. Okay. Quindi facevamo gli chef immagine. Ok, ho capito. Lo chef europeo in Cina, faceva molto da ricchi, figo. Sì. Okay. E ho iniziato a lavorare lì, però vedevo che sì, stavo crescendo molto come esperienza, ma non lavorativa. Ok, ok. E quindi dopo un anno e mezzo cominciava a mancarmi sì, lo stress del servizio. Il discorso di prima. Sì, che poi è un odio amore, certo, questo lavoro, certo. I ristoranti. Stavo cercando di uscire fuori appunto da questa realtà, che stavo benissimo ma che non mi sentivo mia in quel certo, momento certo. totalmente. Pensavo di poter fare un pochettino okay. di più. Lavoro bellissimo, perché abbiamo fatto tipo qualche matrimonio sulla skyline di Shanghai, wow, al centro, quindi vedevamo tutti i palazzi. Questi chissà quanti soldi hanno speso per mamma quel matrimonio. E noi facevamo il catering, perché facevamo dai catering agli eventi, cioè compleanni. Certo, certo. Però capisco che magari per quello che volevi fare tu non era proprio l'ideale. Non era ideale, non era il tuo sogno, avevo bisogno di imparare ancora certo, tantissimo. Certo, certo. Era un anno fa, 24 anni, questi anni sono quelli più importanti certo, per uno chef, certo. un pasticcere, per imparare e avere poi certo. una base solida per il futuro. Come esperienza è stata fantastica, perché poi avevamo la sede a Shanghai e abbiamo viaggiato in tutta la Cina, quindi io prendevo 3-4 aerei ed era wow, perfetto sì, per sì, quello sì, che sì, volevo sì. fare, perché volevo viaggiare, siamo nati in volevi Tibet, conoscere. Vicino alla Corea, al sud della Cina, abbiamo viaggiato tantissimo, prendevo 3-4 aerei a settimana. A volte dovevo mettere in valigia i pantaloncini wow. corti, con i pantaloni lunghi, perché passavamo dal sud della Cina a più 35 gradi con umidità, certo, mille per certo. mille, a meno 25 vicino alla Corea. È stata un'esperienza pazzesca, pazzesca, pazzesca. Wow. E sono cresciuta tanto di vita, di persona. Certo, certo, sì, sì, sì. È proprio un'esperienza di vita, diciamo. Sì, è stata in questo periodo ho scritto il libro. Ah, scritto un libro, ok. Sì, ho scritto il libro per me stessa, che poi ci devo ancora lavorare okay, su. Ok, ma uscirà presto, insomma. Spero. Ok, allora sulla mia dislessia, perché alla fine è girato poi tutto intorno a questo. Certo. Il mio lavoro è stato un lavoro che mi ha salvato, però senza la dislessia, senza il voler riuscire certo. comunque queste circostanze certo, certo. cattive o pesanti mi hanno Perfetto. Portata a oltrepassare sì, tutti sì, gli sì, ostacoli sì. E però avevo bisogno di ritornare ai piedi in per patria, terra certo. Non in patria, non avevo cercato okay, non era l'idea di tornare in non cioè, avevo l'idea di tornare okay. assolutamente stavo cercando per la grande mela. Ok, ok, sì. Volevo andare a New York o Brooklyn, comunque passare da un estremo all'altro. Però provare certo, comunque certo. sono tanti ristoranti stellati in America, in Cina comunque gli stellati sono arrivati più tardi, certo, non certo. hanno gli stessi standard. Okay, okay. Avevo bisogno di ritornare. Ok, insomma, a tenere un po' in mano fuoco. La situazione, sì. a stressarti un po'. Poi non è così facile, nel senso, se hai un buon curriculum il lavoro lo trovi, non c'è tanto problema, però comunque ti devi applicare. Vabbè, non certo. è che se mandi un curriculum sei chissà chi e dici vabbè io sono Sara Maranzana, è certo chi, sì, chi sì, ti sì, conosce, sì, no? Sì, sì. E, quindi ci devi stare dietro, mandare le mail, rispondere, vedere i posti. Certo, è una cosa un po' stressante anche. L'America non è facile, okay. l'America è super difficile, poi ci sono i visti, c'erano da pagare, poi questa storia dei visti mi ha poi comunque certo. dalla Cina, tipo che i visti non erano così facili, comunque c'ero già dentro a questo mondo, non era facile. Okay. E quindi avevo contattato uno chef in Italia che okay. era andato a mangiare qualche anno prima, che vedevo che bazzicava a New York. Ok. Ed appunto Marcello Trentini, okay. il mio capo attuale, okay. che lui comunque mi fa, io ti do qualche contatto per l'America, però mi fa, se passi da Torino, poi cioè magari tra un annetto andiamo in America insieme, che apro un ristorante, ti porto anch'io con me. E così tappa Torino. Tappa Torino. E tu ora sei a Torino? Io ora sono. Da quanto? 5 mesi. 5 mesi. E lui mi fa, ma io pensavo, no, inizio quest'estate con calma, finisco la mia. Perché, avevo, perché poi facciamo anche consulenze. Ah, quindi okay. consulenze magari nelle pasticcerie. Quindi avevo lavori duraturi nel tempo, okay. non che finivano in sì, giornata. Sì, sì, certo. E
niente, mi fa, vieni assolutamente. Ma wow. E io sono partita, ho preso un volo di 15 ore, sono arrivata la domenica mattina, lunedì pomeriggio ho iniziato Torino. Mamma mia, e come ti stai trovando? Bene? Jet lag, prima settimana. È stato strano passare da che capisci niente. Capisci tutto. Le parolacce, l'italiano. Diciamo che tutto è andato tutto sopra le righe, tutto. Avevo un'idea forse un po' sbagliata o negativa sul tornare, però settimana dopo settimana, vedendo i miei genitori molto più spesso, perché comunque i genitori, cioè, sono stati, non ne ho parlato tanto, ma sono stati in ogni tappa della mia, dei miei spostamenti, sempre presenti, uniti a spronarmi e a confortarmi, a consigliarmi anche, perché i miei sono fantastici. E ho detto, ma tanto male Torino non è, fine, è una bellissima città, ti trovi bene, ti piace bene, il lavoro sta andando molto bene. Ok, tu ora sei responsabile della parte di pasticceria, giusto? Sì. Ok. Io di cucina sono un po' una schiappa. Ok, però tu quindi, come funziona il discorso, cioè mentre cucini, cioè mentre durante un servizio, durante appunto un pranzo per esempio, tu quando inizi a fare i dolci? Cioè nel senso, non puoi prepararli prima, cioè arriva il cliente e dice io vorrei questo, tu al che lo prepari? Esatto. Quindi cioè, avrai momenti in cui tu non lavori, diciamo, possiamo immaginare durante i primi, i secondi, e poi di colpo avrai il boom di richieste. Esatto. Come fai a gestire tutto? Cioè ti prepari un minimo prima? Allora, i frighi sono comunque organizzati, ogni dolce ha la sua teglia, quindi quando devi fare qualcosa tiri fuori la teglia e lo assembli, perché comunque la cucina è molto diversa dalla pasticceria, perché la cucina devi preparare tutto al momento, quindi hai magari una mise en place minore, quindi una preparazione minore, e durante il servizio hai le cotture, quindi hai tempi un po' più lunghi magari. Sì. Invece in pasticceria c'è un lavoro dietro molto pesante, comunque di creme, biscotti, non biscotti, e poi durante il servizio invece devi soltanto assemblare il lavoro che hai fatto la mattina. Ho fatto tutto il menù, ho rifatto il menù. Quindi carta bianca. Sì, questa è stata diciamo la prima cosa che mi è piaciuto di questo ristorante, del mio capo, perché comunque mi ha lasciato carta bianca, mi ha dato qualche spunto naturalmente su come vuole lui la carta dei dolci, ma da lì poi ho utilizzato un po' tutto. Incredibile. E quindi dov'è che possono venire a mangiare i nostri amici che ci ascoltano? A Torino, in via? A Torino, in Corso San Maurizio, 61B, quindi vicino alla Mole. Davanti? Sì, noi fuori dalla porta riusciamo a vedere la Mole, bellissima. E il ristorante si chiama Magora Bin, di Marcello Trentini. Ah, io verrò sicuro a mangiarmi un bel dolce. Ti volevo, ti riservo un tavolo. Oh, ci mancherebbe. Li faccio assaggiare tutti i dolci, preparati, eh. A tutti? Tutti. Cioè, diventano 200 kg, in poche parole. Tipo 5-6. Però io ti dico che se aspetto più di 3 minuti, mi lasci il semifreddo lì, io impazzisco. Te lo lancio dentro, anche dentro il bidone della spazzatura. In sala non abbiamo bisogno della spazzatura, però fuori la finestra. Fuori la finestra, direttamente. Mamma mia. Ultimissime cose, qual è il dolce che preferisci fare? Qual è quello che prediligi? Questa è sempre la domanda più difficile. Te la faranno tutti, è scontatissima, ma te la voglio fare. Allora, sì, il dolce che mi piace più fare o mangiare? Da fare e mangiare, prima da fare e poi da mangiare. Da mangiare, che è quello più facile. Nessuno batte il tiramisù. Okay, a me tiramisù. Piace l'amore, mi piace il caffè. Comunque, lavorando in cucina la mattina sei sempre stanco, quindi il caffè in vena. Poi il mascarpone, quello buono, il tiramisù, quello vero. Se io devo scegliere, mangio un tiramisù. Tipo schiocco le dita, tirami su. Da fare, ultimamente l'ho appena messo in carta e mi piace tantissimo perché è super complicato, è il soufflé. Soufflé. So anche cosa sia io soufflé. Allora, praticamente che figure faccio? Sono una pastry chef, non so cos'è un soufflé, ma sparatemi. Cambiamo intervistatore. L'ho imparato a fare quando ho lavorato nello Stelle Michelin, nel ristorante francese a Londra. E praticamente lo devi fare per forza al momento, non puoi avere niente di pronto. Tu hai questa base dove, allora, loro ti chiamano un soufflé, questa base metti a montare gli albumi. Ok. E poi vai a unire, noi lo facciamo al cioccolato, questa base al cioccolato con gli albumi, e poi lo metti in forno e deve crescere, ma tipo cioè questo contenitore non deve crescere altissimo. Quindi mi sembra complicatissimo. Sì, l'ansia che cresce, non cresce. Mamma mia. La velocità che lo devono portare al tavolo, perché poi certo che riscende va giù molto velocemente.
veramente. E quindi c'è un lavoro dietro di manualità, okay, che incredibile. Mi piace tantissimo. E però, cioè, riesci sempre a farlo alla prima? O ti sei dovuta esercitare prima di... No. Cioè c'è dell'impegno, del sacrificio dietro. Sì, okay. Ma adesso non so, vedo con gli anni di lavoro che è una cosa che mi piace tantissimo, nel senso riesco a vedere le consistenze, capisco se già magari una crema che prima magari di lasciarla in frigo e vedere, okay, se va bene, riesco già a vedere prima okay, la dalla consistenza, la quant'aria se c'è, va, okay, è fantastico. È scienza. Quello è proprio, non lo so, mi sento dentro all'ingrediente, okay, a volte. Wow. Sì. Invece andiamo a chiudere dicendo che ti voglio chiedere progetti per il futuro, tenendo anche in considerazione il discorso del blog, che tu hai un blog, che, sì, so, che ci scrivi, pubblichi, fai, ecco, imbrighi. Quindi... In Cina avevo molto tempo, okay, libero, e quindi io mi piace la frutta, mi piace tantissimo frutta e verdura, okay, e in Cina naturalmente, okay, ho trovato tantissime cose completamente diverse, okay, sì, dalla, sì, radice, sì, differente al da qua, frutto bellissimo, e quindi ho aperto un blog, ho detto perché non faccio un blog su frutta e verdura, che in Italia facevo dei piccoli video, okay, però in cui spiegavi, iniziavo in silenzio, cioè, okay, io tipo li incominciavo a sbucciare o tagliavo la frutta, mi si vedeva nei primi proprio mezza faccia, a volte anche intera, però non cibo niente, okay, io aprivo questa frutta completamente diversa, sì, da dragon fruit, okay, e la mangiavi? No, aprivo. Ok. Aprivo e facevo vedere l'interno, la consistenza. C'era proprio un art attack della frutta, praticamente. Sì, avevo un sacco di vergogna, però ho detto, provo a fare qualcosa diverso. La cosa bella... E com'è che si può trovare questo blog? Su Facebook? Sì, Facebook. Ok. Sara Maranzana, Italian Pastry Chef, perché, okay, in Cina, vabbè, certo, ero l'italiana di turno. Italiana. Quindi Sara Maranzana, Italian Pastry Chef, okay, però mi faccio chiamare la pasticcera Mela. Ok, la pasticcera Mela. Mela. Ok. Perché ti piace la mela? No, perché da Maranzana, uh-huh, e all'elementare mi prendevano un po' in giro. Melanzana. E quindi Mela. Ragazzi, che giri. Wow. Però la cosa che poi ha dato la svolta è che il mio capo in Cina aveva una bambina di 5 anni che sapeva parlare madrelingua italiano, cinese e inglese. Faceva, okay, video con me. Wow. Ed era più lei a suo agio che io. Vabbè. Fantastica. E poi da lì, naturalmente, ritornando in Italia, si è un po' trasformato. Alcune volte metto le ricette, okay, adesso metto magari alcune nuove creazioni, pensieri. Metterò questa intervista. E adesso volevo andare in vacanza in Thailandia. Ok, e quindi anche lì un bel viaggione full immersion con frutta e verdure. Wow. E quindi ha preso un bel giro. Però mi piace scrivere qualcosa delle mie giornate. Sì, è una cosa interessante. Andrò a curiosare. Anche se a me la verdura, frutta sì, ma verdura non. Futuro immediato. Vabbè, ora sei a Torino, va bene, benissimo, siamo contenti di questo. Sì, sono veramente tanto contenta. Viaggiare, sperimentare. Non so, saprei dire più magari tra 10 anni, okay, che ci rivediamo qua a Molares. Ci rivediamo qua a Molares. Ah, perfetto, io direi che una chiusa migliore di questa non ci poteva essere, o no? Cosa dici? Perfetto. Forse un cin-cin, dai. Sì. Ringrazio ancora, dove devo guardare qua, tutte le telecamere. Ringraziamo ancora una volta gli amici del birrificio Molares, Caterina, che ci ospita in questo posto meraviglioso. Venite qua a bere una birra artigianale fatta da loro. Ragazzi, che dire, alla prossima puntata, al prossimo ospite, non so quando, non so perché, ma ci sarà sicuramente. Alla prossima, ciao!